Presidente, onorevoli colleghi, voglio da subito essere assertiva. La manovra che discutiamo si finanzia per il 50% in deficit e per il resto in tasse. Non rilancia l'economia, risulta recessiva, somma tasse, deficit, indebitamento e produce una sostanziale crescita zero. Ma entriamo nel merito in qualche dettaglio. In questa manovra, per 31,7 miliardi, 16,3 sono di deficit aggiuntivo, che sommato a quello a legislazione vigente fa un deficit complessivo di 40,9 miliardi. E non possiamo non considerare nuove imposte per 6,1 miliardi nel 2020 e 11,2 miliardi nel 2021. Anche sul deficit, questi erano i numeri, anche sul deficit vorrei essere chiara. Fratelli d'Italia non ha un pregiudizio sul deficit, va bene se lo fai per investimenti, se lo fai per infrastrutture, se lo fai per il territorio, se lo fai per la sicurezza, insomma per comparti strategici. Non va bene se lo fai per finanziare la spesa corrente, che è esattamente quello che puntella questa manovra finanziaria. Ancora indebitamento prodotto che determinerà un aumento del rapporto deficit-PIL di più 0,9 punti percentuali e salirà tale rapporto al 2,3 nel 2020. Quindi altri numeri, dati oggettivi. Tutti ci ricordiamo che quando ad agosto venne varato questo governo si agitavano due discutibili grandi motivazioni. Una era quella politica, per evitare la vittoria delle destre qualora si fosse tornati al voto, e dico magari. L'altra di natura economica: si fa questo governo perché bisogna sterilizzare gli aumenti dell'IVA previsti da gennaio 2020. La manovra evita gli incrementi di imposta per i 23,1 miliardi famosi, ma mette una serie di microtasse, abbiamo già calcolato gli importi, e soprattutto si riducono solamente le clausole di salvaguardia prevista, che in valore assoluto pesano per 19 miliardi nel 2021 e per oltre 25 addirittura nel 2022. In questa manovra finanziaria, cari colleghi, non c'è niente di serio in favore delle piccole e medie imprese, per le professioni, per gli artigiani, per i commercianti, per non parlare della questione sulla locazione degli spazi commerciali. E ancora, la manovra penalizza le partite IVA e in generale il mondo produttivo e non rilancia nessuna delle eccellenze del Made in Italy. Non c'è niente per le infrastrutture, niente per il territorio. E quando enfatizzate anche la Vision Green, beh, ci sarebbe da dire, perché il fondo è misero e soprattutto decidete di affrontare la questione ambientale soltanto con nuove tasse che colpiranno settori produttivi. Fratelli d'Italia ha presentato oltre 500 emendamenti e ha elaborato molto di più, direi, di una contromanovra. Ha elaborato un modello alternativo, perché siamo convinti che un'altra manovra è possibile, quella dell'Italia che pensa in grande. L'abbiamo così intitolata e la andiamo presentando in giro per l'Italia. Reperiamo risorse per la nostra manovra dal reddito di cittadinanza, che vorremmo veder cancellato, da quei 7 miliardi di euro che costituiscono una misura assistenzialistica e fallimentare, che non ha prodotto lavoro e che meglio sarebbe impiegata nei servizi alle famiglie e alla persona. Proponiamo anche l'abolizione della sugar tax, che voi avete mantenuto, l'avete solo spostata ad ottobre. Proponiamo l'abolizione della plastic tax, che voi, dopo le proteste, è scesa allo 0,49 centesimi per chilogrammo, l'avete fatta slittare a luglio, ma nonostante ciò si abbatterà sui settori produttivi interessati una stangata che non ha precedenti. Proponiamo un fisco più equo. Riproponiamo la flat tax sul reddito incrementale e un sistema complessivo di riduzione delle tasse e della pressione fiscale. Proponiamo l'introduzione di una seria web tax e di misure di sostegno alle imprese, la difesa del marchio italiano, nonché interventi per colpire i veri grandi evasori e gli evasori totali. E non posso non citare il nostro pacchetto famiglia.
incentrato sulla natalità e sul riconoscimento del valore sociale della maternità e della centralità della, della famiglia. La vostra manovra marginalizza le famiglie. Lo so che c'è il bonus bebè, l'assegno unico, pochi spicci per gli asili nido. Anche il relatore di maggioranza in aula ha detto: abbiamo tracciato una rotta, non di più. E infatti non basta, è troppo poco. Noi invece abbiamo elaborato un pacchetto di famiglie che è un modello di welfare rivoluzionario e sussidiario e non assistenzialistico, con asili nido gratuiti aperti a tempo pieno, con il fondo per ristrutturarne e crearne di nuovi, con la proposta dell'IVA agevolata al 4% sui prodotti per l'infanzia, con l'introduzione del reddito d'infanzia, con l'aumento dei tempi di congedo per maternità e paternità, con l'incremento delle detrazioni per i figli a carico e altre misure per sostenere le scelte di maternità e paternità e anche per favorire l'occupazione femminile e quindi aumentare il prodotto interno lordo. Non avete accolto queste nostre misure purtroppo, tuttavia dobbiamo riconoscere con soddisfazione che altri nostri emendamenti sono stati approvati in commissione bilancio, li cito non tutti ma solo alcuni per la loro natura e la loro importanza. Primo, l'incremento, grazie a un nostro emendamento che porta come prima firma la mia e poi quella dei colleghi, di aumento per 1 milione di euro del fondo destinato agli orfani di femminicidio e di crimini domestici. Questa è la realtà. L'anno scorso non ci riuscimmo, quest'anno sì. E vogliamo anche sapere i decreti attuativi della legge del 2018 che il 25 novembre finalmente avete dichiarato che avreste sbloccati. Aspettiamo passi concreti, perché stiamo parlando di bambini che hanno perso la madre, molto spesso per mano dei loro padri, che vengono affidati a parenti che ne devono seguire il percorso economico, psicologico, formativo e di ingresso nel mondo del lavoro. E ancora altro emendamento vittoria di Fratelli d'Italia: l'istituzione di un fondo di 7 milioni di euro per il sostegno all'acquisto di sostituti del latte materno, ovvero il latte in polvere, per tutte le neomamme che non possono allattare in modo naturale perché affette dalle patologie specifiche. Anche qui un aiuto concreto e l'ottica per i reali bisogni della persona. E ancora l'emendamento di Fratelli d'Italia approvato contro le cosiddette bollette pazze, ovvero quelle contenenti importi non corrispondenti ai consumi effettivi, che rappresentano una vera vessazione dei cittadini e una lesione dei diritti del consumatore. Grazie all'approvazione del nostro emendamento, il gestore del servizio dovrà rimborsare quanto illegittimamente percepito e dovrà pagare una penale pari al 10% dell'importo non dovuto. E spostando lo sguardo, penso al nostro emendamento che riguarda la comunità italiana in Venezuela, ovvero cittadini che hanno tutti i requisiti per chiedere ed ottenere la cittadinanza e che aspettano talvolta anni per la burocrazia e non riescono ad ottenerla. Abbiamo pensato anche a loro e alla crisi del paese che ha colpito il Venezuela. Ecco colleghi, questa manovra, arrivo alle conclusioni, viene in aula dopo liti, frizioni all'interno di una maggioranza che non è coesa, e questa manovra non potrà essere migliorata né qui alla Camera, è blindata. Con il tombale voto di fiducia si impone sostanzialmente una volontà politica, quella di un governo che non è, perché non ha una sintesi, non ce l'ha perché è una sommatoria di numeri e di diverse componenti votate al mantenimento dello status quo. Questa manovra è figlia diretta di un governo, concludo Presidente un secondo, che non costruisce la crescita, non rilancia l'economia. È una manovra miope e triste, che non guarda lontano, non è coraggiosa e priva di una visione di prospettiva per la nazione. È una manovra senza anima, perché le manca come prevalente l'interesse nazionale e la voglia di mettere l'Italia al di sopra di tutto. Grazie. È scritto a parlare il senatore Taricco, ne ha facoltà. Grazie, grazie Presidente.